Venerdì 9 maggio 2014 Banca d'Alba ha inaugurato nella filiale di Piazza Savona 2 ad Alba l'ufficio Buona Impresa, punto di ascolto per tutti i giovani under 35 del territorio che intendono avviare una nuova attività in proprio. Banca d'Alba ha deciso di fornire questo servizio in collaborazione con le principali associazioni di categorie locali, che svolgeranno un importantissimo lavoro di consulenza specifica, ognuna per le proprie aree di competenza. Quindi non solo erogazione del credito, ma anche supporto per redigere un business plan che certifichi la sostenibilità dell'attività. Assistenza nell'affrontare gli aspetti burocratici e consulenza sulle eventuali agevolazioni previste a livello regionale o nazionale. Erano presenti all'inaugurazione i principali esponenti delle associazioni di categoria del territorio, insieme ai numerosi giornalisti e dal candidato sindaco di Alba, Pietro Ramunno. Alle ore 13 di venerdì 9 maggio 2014, la Sala Arancio del Lingotto Fiere, Salone Internazionale del Libro di Torino, ha ospitato la tavola rotonda, il concorso internazionale Il Bosco Stregato e Rodi in Fiore. Sono stati presentati il concorso di Ex Libris e sceneggiature Il Bosco Stregato, dedicato nella sua edizione di quest'anno alla figura di Gabriele D'Annunzio nel 150° anniversario della sua nascita, e la nota manifestazione roddese in programma il 17 e il 18 maggio 2014. Entrambe le iniziative hanno ricevuto alcuni giorni or sono l'ambita adesione della Presidenza della Repubblica. Durante una recente puntata della trasmissione Quarto Grado di Rete 4, Lucia Ceste, madre di Elena Ceste, la madre 37enne di 4 figli, residente a Motta di Castigliole, che in molti stanno cercando dal 24 gennaio, ha lanciato un appello alla figlia affinché faccia avere sue notizie se ne è ancora in grado. Lucia Ceste si dice convinta, insieme a suo marito, il padre di Elena, che qualcuno l'abbia raggirata su Facebook ed esclude completamente l'ipotesi che era stata lanciata nei mesi scorsi di un suo possibile suicidio, in quanto non avrebbe mai lasciato i 4 bambini allo sbaraglio. La mattina di venerdì 9 maggio, verso le ore 8, Fabrizio Volpe, operaio 45enne originario di Garessio, ha perso la vita dopo essere stato travolto dal tronco di un pino. In quel momento la vittima, dipendente dell'Acqua San Bernardo, stava tagliando alcuni alberi in compagnia dei genitori in località La Colma di Garessio per ripulire il bosco di un suo conoscente. Inutile l'immediato intervento degli operatori del 118 e dei vigili del fuoco. Le indagini sul caso sono affidate in queste ore ai carabinieri e al procuratore Maurizio Picozzi, che deve ancora dare il nulla osta per i funerali. La salma di Fabrizio Volpe è stata composta nel cimitero di Garessio. La sua scomparsa ha destato notevole cordoglio nel comune dove era molto conosciuto. I carabinieri di Borgo San Dalmazzo, in collaborazione con la gendarmeria francese, sono riusciti a risalire all'identità dello sci alpinista francese deceduto giovedì 8 maggio, dopo una caduta di 500 metri dalla cima Saint Robert, nel versante italiano del Monte Gelas. Si tratta di Claude Ricord, 62 anni, originario di Nizza. L'uomo era sprovvisto di documenti e non era stato possibile un suo riconoscimento immediato, ma grazie ad un biglietto da visita rinvenuto nella sua giacca, le autorità italiane e francesi sono riuscite ad identificarlo. La sua salma è ora composta nel cimitero di Entracque, e si attende il nulla osta della magistratura per il rimpatrio in Francia. Le indagini sulla sua tragica fine sono ancora in corso. Tenendo conto della riforma Monti, che aveva ridotto fino a 2 anni la pena per il reato di concussione, venerdì 9 maggio la Corte d'Appello di Torino ha rideterminato in 4 anni di reclusione la pena inflitta a Giovanni Morzenti, l'ex presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, riconosciuto colpevole nei 3 gradi di giudizio del reato di concorso in concussione aggravata, commesso a Cuneo insieme al tenente colonnello della Guardia di Finanza Maurizio Caboni, nei confronti del dentista Francesco Peirone e dell'imprenditore edile Osvaldo Arnaudo. Gli avvocati di Giovanni Morzenti hanno intenzione di ricorrere nuovamente in Cassazione una volta lette le motivazioni della Corte d'Appello.